abbiamo attivato le prime 50 telecamere in una delle zone più sensibili del centro storico di Napoli. Abbiamo un sistema di controllo pienamente attivo 24 ore su 24 che va da Forcella via Toledo, arriviamo via Mezzocannone, Duomo fino a Piazza Cavour, via i Tribunali, Porta Capuana, copriamo davvero una parte importante del centro storico di Napoli. Sistema di tecnologia avanzata, tutte le telecamere sono collegate con le tre centrali operative di via Medina, la Questura, di Piazza Salvo d'Acquisto, quella dei Carabinieri e quella della Polizia Municipale. Abbiamo anche due telecamere mobili che abbiamo dato alle forze di polizia per il controllo più rapido del territorio. È uno sforzo importante che facciamo come Regione Campania sul tema della sicurezza per la parte di nostra responsabilità. Noi intendiamo lavorare per estendere quasi dappertutto la videosorveglianza. Dobbiamo dare un messaggio chiaro di contrasto alle forme di delinquenza organizzata e di microdelinquenza. Il prossimo progetto riguarda il rione sanità. Investiamo un altro 1 milione di euro. La prossima settimana le forze dell'ordine ci daranno il capitolato tecnico per fare la gara. Dopodiché partiamo entro il mese con la gara per le telecamere e la videosorveglianza a rione sanità. Contemporaneamente partiamo con un lavoro più di fondo, scuola viva, 25 milioni di euro per tenere aperte le scuole nei quartieri. Il numero delle scuole che beneficiano è di 500 su tutta la regione, gran parte a Napoli. Sarà possibile tenere aperte le scuole per attività teatrali, di tempo libero, musicali, di aggregazione dei ragazzi. Lavoriamo sui due piani, la repressione, la più dura possibile, ma anche la formazione, l'educazione, la trasmissione di valori positivi alle giovani generazioni.